Sono Cusinato Fervido del ristorante Palazzon Galliera Veneta. Noi siamo tra Treviso e Vicenza e anche difatti dal punto di vista culinario abbiamo influenze sia vicentine che trevisane. Allora, comincio io, beh, perché sì, pochi non sanno. Fervido è mio cugino. Sì, la somiglianza è pazzesca. Non è tua madre, sì, sì. È mio, diciamo, qualcosa è successo tra noi. cose strane. Ah, cose so strane. Che te lo devo dire, quello sì. Tanto Andrea, non batte contro il piercing. Andrea? Andrea, 21 anni e sono suo figlio. Hai il figlio? Sì. Scusa, ecco perché non ti spaga. Qui andiamo dentro dei sapori coraggiosi, sì, beh, senza paure, senza colpi. Abbiamo senza questo. Contaminazioni. Abbiamo questo pollo cresciuto a terra. Un'ala di pollo. Abbiamo ma un'ala che di pollo? Questa è un'ala di pollo. Sono polli che crescono soltanto nel Veneto, questo qui. Pesano intorno ai 15 kg. 15 kg. Sì, 15 kg. E quando volano fanno paura. Fanno forte. Va bene, questo chiamiamolo agnellone. Sui 10 kg, 8-10 kg. 8-10 kg. No, è già un bel agnello questo, neanche senza essere agnellone. Sì. Bene, e vedo un fondo di sedano, cipollotto fresco e carota. Carota. Un guanciale affumicato. Sì. Verza sbollentata. No, solo sbianchita, sì, e sbianchita. Basta. Sbianchita. E un bel pezzo di pane, un pecorino perché ci vuole, e dimmi cosa, come vai avanti con queste cose qui. Allora, prendiamo dei pezzi di agnello. La riuscita dei grandi piatti non nasce in cucina, nasce alla fonte, esatto, dalla materia prima. Vai, non ti interrompo più, no, giuro. È giusto che... A proposito di materia prima, conoscere un po' la storia. Lui produce agnello. L'agnello è pecora, lui fa un prosciutto di pecora, che è una cosa spettacolare. Ah, giusto, l'abbiamo assaggiato ieri. Beh, senti, adesso non ti voglio parlare, scusi. Quando poi, dopo di... perché sono occupato, capito? Che questi vengono e rompono, capito? Devono vendere i loro prodotti, devono... E io vendo questo, io c'ho quell'altro. Dopo ti parlo, che fai un prodotto fantastico. Oggi, ieri me ne sono mangiato i 3 etti da solo di quella cosa lì. Ce l'hai ancora, sì? Sì, sì, sempre, c'è sempre. Io sono già cliente. Si chiama Seta. Come si chiama la tua azienda? Allevamento Veneto Vini. Bene, dopo ne parliamo, ok? Bravo. E dove si trova l'azienda, scusa? Ad Anguillara Veneto. Anguillara Veneto, dopo ne parliamo più. Perfetto. E prodotto ce l'hai, non c'hai solo cose di pecora, no? C'ho tutto. Fai anche salume di... Sì, salame di pecora. Ma non fa, dopo ne parliamo, stai tranquillo. Benissimo, allora siamo... Cosa bisogna, come ecco si comincia? Allora, questo piatto si chiama? Supa coada di agnello. Supa coada di agnello? Cioè, una zuppa coada, nel senso che va messo in forno e va cotto lentamente per un paio d'ore. Deve dire, oh madonna, ma che quindi, succede? Ah, esatto, e via. Poi muore, come una chioccia, no? Beh, bellissimo. Come una bella chioccia. Brodo, ossa. Allora, brodo. Quindi le migliori parti sono... il collo, naturalmente, che è sempre bello morbido, oppure la spalla. In questo caso abbiamo un collo che abbiamo disossato, prendiamo appunto pezzi anche di ossa, poi per fare con il brodo. Tutto questo ci facciamo il brodo e questo anche con il collo, con le ossa del collo. Esattamente. Ci facciamo il brodo. Qua, no? Sì. E con la carne? E con la carne facciamo, li tagliamo a pezzettoni. Tagliamo a pezzettoni e utilizziamo così. Ecco qua, facciamo così, tagliamolo tutto, che così. Io guarda, lo voglio dire, questa è tra le carni più buone del mondo. E bisogna dire anche tra le più sane. Sì, sicuramente. Perché è una bestia sicura. Sì. Quando si mangia bene. Perché c'è molta gente che vive da malati per morire sani. E io è una cosa quella che non voglio fare per assolutamente. Dei bei tocchettoni, no? Dei bei tocchettoni così. Poi cosa facciamo? Prendiamo allora le verze. La verza sbollentata. Le abbiamo sbollentata in acqua salata. E poi con il ghiaccio l'abbiamo raffreddata. Ah, benissimo. Acqua e ghiaccio, sì, conserva mantiene sia il colore, mantiene... il colore e anche la consistenza. Sì. Va bene questo, abbastanza. Bene. Poi prendiamo il nostro guanciale. Affumicato. Affumicato. Si può fare anche non affumicato? Sì, sì. Però può essere fatto anche con una pancetta normale. Mettiamo le verze sbollentate, l'agnello o la pecora, quella. E poi chiudiamo.
È un piatto unico questo, no? È un piatto unico. Sì. È un piatto unico. Un bel pezzo di agnello. Un bel pezzo di agnello. Bene, adesso qua. È stato poco generoso questo. Sì. E andiamo a. Poi andiamo a chiudere con uno stuzzicadente. Saliamo, pepiamo, sta a posto. Saliamo e pepiamo. Sale e pepe. Dai ragazzo, dai. Sale e pepe. Permette, chef. Certo. Facciamo in collaborazione. E chiudiamo con lo stuzzicadente. E fino a qua, è un gioco da ragazzi. Sì. Non. Niente di che. E poi dopo il sapore che. Esatto. Per uno che sta in cucina già capisce tutto qua. Esatto. Scusa, vedo dell'aglio qui. Sì. Dell'aglio, perché adesso andremo a rosolare questi involtoni. Ah, vanno prima l'agnello, sì. Ah. Con un po' di scalogno. Sì, un goccio di olio, chef. Qua. Un goccio d'olio. Dov'è? Vieni qua. Sai usarlo? Deve solo stufare o prendere colore? Deve un attimo stufarsi. No, non prendere il colore, perché. Ok. Altrimenti poi. È una cipolla micidiale. Questa è forte. Stai facendo viaggio. Non c'è vino, non c'è. No. Pochissimi ingredienti. Sì. E poi un effetto finale eccezionale. Perché alla fin fine questo piatto poi va a finire in forno, è una cottura di quanto tempo? Una cottura mediamente andava sui 50 minuti, un'oretta, ma a fuoco lento, perché poi una volta, quando si facevano la suppa quadra, avevano le cucine a legna. Ah, e allora sì. I tempi erano qualcosa di diverso. La cucina a legna aveva la caratteristica di cucinare molto lentamente. Sei contento che stai in cucina con te e tuo figlio, sì? Sì. Poi sono importante. Era il sogno mio, ma nessuno dei due maschi. Ah. Forse c'è qualche speranza con la bambina. Forse. Mia moglie non ne vuole sapere proprio. Qui abbiamo un pane straordinario, che è parte integrale proprio di questa ricetta qui. Esatto. Noi abbiamo anche il produttore del abbiamo pane. Abbiamo il produttore che. Dov'è il produttore del pane? Lo andiamo a recuperare subito. Che sta bevendo. Eccolo qua, Sandro Zancanella. Va affettato? Il pane va affettato. Allora, posso far salire il produttore del pane? Certo. Scusi chef, va bene così? Benissimo, è una bella mano. Senza pane non si può vivere. Quando il pane. Allora, buono. Per questo piatto particolare dell'amico del Palazzon, che sarebbe un palazzo grande, spero. Sì, è vero. È un pane fatto con lievito madre. Lievito madre vuol dire. Hai un po' di verdure che mostriamo. Che sono degli enzimi che ci sono tutto il giorno in giro nell'aria, e quando cadono, se trovano qualcosa che c'è una parte di zucchero, loro se la mangiano e lo trasformano in gas. Questa è una delle prime trasformazioni in natura. In questo caso a noi il lievito madre, gli enzimi si mangiano la parte amidacea della farina, tu brodo, e con il gas lo alzano e gli fanno fare la lievitazione praticamente. E sono contento. Che lievitazione ha? Scusa, perché. Lievito madre è qui in due volte 25 ore. È una lunghissima lievitazione. Poco sale e poi è cotto a legna. Beh, tu non scappare perché devo capire. Allora, abbiamo rosolato questi involtoni, questi qui di agnellone, meglio se pecora, e verza spolentata, ha messo un aglietto, e guanciale affumicato, ha messo due aglietti, una cipolla, un cipollotto fresco tagliato. Pane, abbiamo affettato del pane. Abbiamo fatto un buon brodo con le ossa. Mostra, cosa sì, ho, ecco qua, con sedano, carota e cipolla tagliata A freddo. Un brodo normale. Al posto delle ossa. E qui viene. Allora, il brodo si sa come si mette su un brodo, no? Sì. E qui non abbiamo tempo. Ci vuole l'acqua, mi sembra, brodo, no? Sto parlando, mi interrompi, mannaggia te. Allora, perché no, è semplice, però dobbiamo spiegare bene tutta la faccenda. Ecco qui gli involtoni rosolati in padella con aglio e cipollotto fresco. Il brodo, facciamo finto che il brodo, sedano, carota e cipolla, dammi retta, vai piano, che mi emozioni davanti. Che ci va qualche spezia lì, qualche foglia di alloro, qualche cosa? Alloro. Allora, il brodo, sedano, carota e cipolla in parti uguali e alloro. Lo facciamo andare con le ossa. E questo l'ho detto, eccolo qua l'alloro. Lo buttiamo.
l'alloro, buttiamo dentro. Sì, metti dentro così facciamo così finta. Facciamo vedere. Facciamo finta che c'è. Ecco. Abbiamo questi componenti, abbiamo il pane del pazzo qui. Le ossa, così. Ah, nel brodo. Oh, aiuto. Non ti preoccupare, l'abbiamo fatto, la gente sa come si fa il brodo, ma non sai, chi lo sa se sai come. Facciamo vedere. Ecco qua. E si fa a posto. Via, ciao, ciao al brodo. E qui adesso viene il montaggio del piatto, che viene un piatto straordinario. Bene. Ecco qua. Allora. Oh. È un piatto unico che si può descrivere come zuppa, perché tu viene denominata così, ma in realtà non è. Non so come chiamarlo questo, come si chiama la coada? Supa coada. La supa coada. Bene. Supa. Un piatto erotico allora. Non so che cosa ci fa lui, io me lo mangerò. Andiamo a mettere un po' di olio sul fondo qui? Sì. Posso? L'olio è buono, bene. Allora, mettiamo il pane. Andiamo a foderare con il pane. Ok? Bene. Ancora no? No, va bene così. Bagniamo di olio anche un sopra. Filo d'olio, che così. Di sale siamo a posto, no? Di sale, sì, perché la zuppa, il brodo è a posto di sale. E adesso mettiamo questi involtini. Questi, guardate bene, sì, si vede qui, sì. Bene. Allora, questi involtini. Ma hai detto quanti ce ne vanno più o meno a testa? A seconda della generosità del pastore. O del ristoratore, che in questo caso sei tu. Quando lo fai al ristorante? Sì. Quanta? Sì, un paio. Un paio. Un paio. Perché si vorrebbe anche un po' continuare col pranzo o cena, non solo un piatto unico. Sì, mettiamo il famoso brodo. Andiamo famoso a bagnare brodo col brodo. Che abbiamo ricavato con verdure e le ossa di pecora o agnello. E via, il pane si bagna. Mettiamo del pepe, così non diamo pepe. Un po' di. Esatto. Vado? Vai pure, sì, bene. Mettiamo del pecorino. Pecorino, eccolo lì. Eccolo qua. La grattugia, l'ho vista. La grattugia. Vai. È un pecorino bello presente. Cioè, sì. Non è una cosa delicata, no. È un bel pecorino. Sì. Mettiamo ancora pane. Sopra? Sì. Si compone normalmente di due strati. Altri involtini? Gli involtini, ne abbiamo solo tre. No, ne mettiamo tre. Mettiamo comunque il piatto, l'assaggio per tutti, poi dopo c'è. Tutti? No, ma c'è. Andiamo, quella cipollina lì la lasci lì? No. Ah, ecco. La recuperiamo, tiriamo via l'aglio e raccogliamo anche i succhi, vero? I succhi, i suoi zuccheri. I suoi zuccheri, bene. Buono. Ancora un po' d'olio. Le operazioni di prima. Olio. Brodo. Del brodo. Pecorino. Deve coprire naturalmente il pane e anche un po' la carne che deve cucinarsi. Poi quando si asciuga una volta. Pecorino generoso, pecorino no? Pecorino generoso. Dopodiché questa meraviglia, questa cosa che sembra un po' disgraziata, no? Inforniamo a 170-180 gradi. Sì. Formiamo. Per 50 minuti, un'ora. Sì. E amici, bagnare con il brodo quando si asciuga, esce fuori questa cosa qui, piatto unico, strepitoso, a chi piace il gusto, perché è un gusto bello presente, e questo è il piatto.